Sono passate da pochi minuti le 11, dal Palazzo di Giustizia di Treviso, dove si è appena conclusa l'udienza per il crack di Veneto Banca, esce l'ex presidente del CDA della Popolare, Massimo Lanza. Nei suoi confronti prima un ironico applauso, poi la disperazione dei risparmiatori prende sopravvento e volano insulti e sputi. Sarà questo l'unico momento di tensione di una lunga mattinata iniziata alle 9, quando un centinaio di persone si è data appuntamento davanti al tribunale. Niente fischietti o cori di protesta, a parlare striscioni e cartelli e poi i volti e le storie di chi da questa vicenda ha perso tutto. Mia mamma, tanti anni di Svizzera, tanti anni di duro lavoro, si è vista azzerare i suoi risparmi, è inaccettabile. Siamo tutti a terra perché veramente ci hanno portato via tutto. Non so di che avete messo via con un obiettivo di essere tranquilli. Di avere una vecchiaia serena. La nostra serenità dove è andata? Avevamo messo il risparmio anche per il nostro futuro di vecchiaia e questo non è stato possibile. Più tardi viene organizzata una sorta di flash mob, tutti a terra, prima seduti, poi distesi. Le notizie che arrivano dal Palazzo di Giustizia non sono quelle sperate. Per questi e altri risparmiatori bisognerà ancora aspettare, ma loro non si fermano, pronti a tornare a manifestare.